Un basso rilievo raffigurante la Madonna patrona dei carabinieri, Virgo Fidelis, è stato scoperto in via Brevilieri e da oggi tutela anche 100, con il pensiero che va ai caduti di Nassiriya. novembre 2021 di Marco Raboni per TC100 Web TV, l'onore di scoprire l'opera in terracotta dell'artista Adelfo Galli è toccato al vice sindaco di Cento Vanina Picariello tra gli applausi dei numerosi intervenuti. Tra essi, dicevamo, il vice sindaco Vanina Picariello, accompagnata dall'assessore Vito Salattiello, associazionismo e volontariato, il comandante della compagnia carabinieri di Cento Maggiore Roberto Petroli, in compagnia del comandante della polizia municipale Fabrizio Balderi, schierati i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri con il loro neoeletto presidente Walter Chessa, carabinieri di lungo corso, ora in meritata pensione, con alle spalle tante missioni anche all'estero, la benedizione officiata dal cappellano militare Don Giuseppe Grigolon, che al termine della santa benedizione ha recitato la preghiera del carabiniere. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi carabinieri d'Italia a te leviamo reverente il pensiero, fiducioso la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice, col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'idea di porre all'esterno della sua abitazione, in via Brevilieri, l'immagine in rilievo della Virgo Fidelis, proprio oggi, che cade l'anniversario dei caduti di Nassiriya, strage avvenute nel 2003, è stata di Antonio Bottoni, carabiniere da poco in pensione, che con questo gesto ha voluto ricordare l'importante immagine della Virgo Fidelis per un appartenente all'arma e onorare i tanti caduti per proteggere i valori di libertà. Sentiamo le parole quindi di Bottoni al microfono di Marco Raboni per TC100 Web TV taquinocentese.it, poi le parole del cappellano militare Don Grigolon ed infine sentiamo la vice sindaco Vanina Picariello che evidenzia come queste piccole manifestazioni assumono forza e coesione per la collettività. Sentiamo quindi. Volere donare alla cittadinanza centese e, diciamo, quest'opera è creata da Adelfo Galli, lo scultore che abbiamo a Renazzo, e quindi timidamente avvicinandomi a lui gli ho fatto questa proposta qua e è stata ben accetta, abbiamo portato avanti questo progetto e niente, volevo appunto, come dicevo, donare alla cittadinanza centese quest'opera come ringraziamento della mia bellissima carriera ed esperienza di vita fatta all'interno dell'Arma dei Carabinieri. E quindi a oggi l'inaugurazione e niente, non so più cosa dire. Diciamo che l'effigie l'hai proprio posta sulla strada.
cioè, sì. Tutti lo possono vedere, quindi certo. Tutti possono guardarlo quando passano certo, sulla strada. Certo. Diciamo che avevo questo muro di mia pertinenza e mi è nata appunto questa idea qua di, diciamo, far conoscere ai cittadini, ai civili, fuori dall'ambiente militare, questa nostra mamma, questa Virgo Fidelis, protettrice di noi carabinieri. E tra l'altro oggi, il 12 novembre, cade proprio con la strage di Nassiriya, l'attentato che fu fatta, e niente, questa strage dei 12 carabinieri morti, quindi diciamo un regalo anche a questo ricordo, diciamo. Il tragico evento di Nassiriya, già questa mattina in due cimiteri qui poco distanti, a Vergato e a Varignana, ho benedetto le tombe di due marescialli che sono morti in servizio all'estero in queste missioni di pace. E proprio oggi qui a Cento abbiamo inaugurato l'effigie della Virgo Fidelis, la Vergine Fedele, che per noi carabinieri è la nostra patrona, dataci dalla Chiesa, dal Papa, perché noi imitassimo nel nostro servizio la Vergine, essendo vergini, cioè non collusi col male, lontani dal male, sempre combattivi contro il male, e la fedeltà ogni giorno deve dimostrare che noi siamo mandati dallo Stato a servire i nostri fratelli. Ecco, oggi abbiamo visto questa immagine della Madonna che è rannicchiata e sta leggendo la parola di Dio. Di dietro a lei c'è una lampada che ricorda la fede che in Maria diventa esemplare per ogni discepolo. Ecco, un'altra battuta, queste sono proprio iniziative toccanti perché nascono, come si dice, dal basso, cioè per iniziativa del nostro amico Bottoni che ha avuto questa iniziativa. Bottoni è da poco andato in pensione, era un appuntato a servizio dei vari reparti perché operava in officina per rendere efficienti anche le nostre macchine. E è sempre stato attaccato all'amore a Maria e lo ha espresso anche in questo piccolo gesto di dedicare alla Madonna questa piccola effigie, per chi passerà possa invocarla e avere il suo patrocinio. Molto bene, grazie. Prego, auguri. Sono molto felice perché porto innanzitutto i saluti del sindaco in questa giornata, è stata una giornata molto toccante, il rilievo è bellissimo, e Adelfo Galli si è nuovamente superato, è stato un momento emozionante e ringraziamo il cappellano che ha speso delle parole bellissime e ci ha reso partecipe di questa bellissima preghiera che oggi Bottoni ha creato con questo piccolo santino, e sono delle parole che devono accompagnare chiunque di noi nel lavoro che si fa per la propria città e per la patria, come nel caso dell'arma dei carabinieri. Quindi è stato veramente un piacere e complimenti per questa iniziativa, grazie. Ecco, vice sindaco, queste sono iniziative che avvicinano la comunità, avvicinano. Sì, ci avvicinano tutti quanti, ci rendono responsabili di quello che i cittadini e le cittadine possono fare a livello locale, ci sono delle associazioni importanti e in prima battuta ovviamente l'arma dei carabinieri che c'è sempre vicina e che ci sostiene in ogni nostra azione quotidiana, quindi sia dalla sicurezza ma anche proprio dal rispetto delle regole e di tutto quello che insomma intorno a noi capita e dobbiamo vivere con estrema tranquillità. Molto bene, grazie, grazie. A voi, un abbraccio. Thank you.